Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Come state? Allora, poi questa è una domanda che farò spesso, perché dopo aver passato una settimana agli ospiti, all'art director, questa vuol dire che è una domanda che si deve fare sempre, perché poi in questo periodo non è per nulla scontato dire come stai. Una volta si diceva quando non c'era niente da dire, ma adesso chiedere come stai direi che è una cosa importante. Beh, siamo ancora sempre più in alto, il programma è sempre più ascoltato, tra l'altro abbiamo anche messo una linea telefonica che sta per decollare, del quale vi parleremo tra non molto, non appena entrerà il nostro Baldo Alberti, non solo nero per chi non lo conoscesse ancora, spero in pochi. È un programma di rock indie, un programma che va in streaming, se volete vedere il vostro nome nella chat dovete prima cliccare in alto sul link di StreamYard per poter avere per l'appunto il vostro nome riconosciuto. Massimo Scarantino, ciao, non poteva non presentarsi stasera con la maglietta dell'Inter. Sonia, ciao, beh, cosa dire ragazzi? Benvenuti ancora una volta, noi tireremo questo appuntamento fino a quando sarà possibile, perché no, anche in estate, chiaramente, compatibilmente con quelli che saranno i nostri impegni. Non sono nero per chi lo conosce dalla prima puntata, sa che per appunto è un programma musicale, ma è un programma dove ci sono ospiti, stasera un ospite importantissimo che io adoro particolarmente, perché vabbè, poi ve lo spiegherò dopo. C'è Cesare Alberti dei Candida Limit e io intanto direi di partire con il primo pezzo di stasera. Adorati, stramati a Catania, questi sono i Sundays. Ovviamente questo è Here, The Story Ends. Tempo entrano i nostri amici, un saluto a Francesco Avola, un saluto a Marco Domenico Grassi, un saluto a Massimo Scarantino, l'avevamo salutato prima, un saluto anche a Sonia, Cinzia, e Salvo Riviera, appena arrivato, Salvo Di Mauro, sono i nostri ascoltatori fissi di Non Solo Nero, c'è una grande base, uno zoccolo duro. E poi il successo di questo programma. Oggi abbiamo iniziato con i Sundays. Here, where the story ends. Della serie Io sono qui quando la storia finisce. Hai capito? Io attendo sempre un ok da quella parte quando tutto va bene. Ma l'ok non arriva. Ah, ci siamo. Ah, vabbè. Ah, ci siamo. Ciao ragazzo, come stiamo ragazzo? Ciao ragazzaccio, tutto bene? I nostri ragazzacci che ci seguono come stanno? Ma qua mi sembra tutti bene. E anche Massimo Scarantino, che era stato un po' così, dice che si è ripreso. Un saluto a Massimo Scarantino, che mi faccio i miei
i miei complimenti nel prendere la situazione di pezzi. E anche a Massimo Falzaperla un saluto, Salvo Fucile. Ciao Massimuccio. Entrano Gregorio. Tutti. Gregorio, adesso entrano un po' tutti quanti. Chiaramente alle 22:30 abbiamo il collegamento con l'ospite e c'è anche la nostra, come possiamo dire, la soubrette? Come Lucia. Ciao, Lucia, ciao. Ama di viola, proprio dark. Mi piace? A voglia. Ci sta. A voglia, ci sta. Mi dona. Il viola sì, è un colore adeguato per anche per il goth. Direi. Baldo, come hai passato la settimana? Ah, benissimo. guarda, io me lo immagino. Guarda, una settimana intensa, vabbè, con varie vicissitudini, comunque va tutto bene. Incrociamo sempre le dita. Per chi ci vuole male o chi ci vuole bene. Io rido appena vedo la faccia qua di Angelo. Questa foto mi fa troppo ridere, troppo. Lucia, tu come hai passato la settimana invece? Sempre di corsa, ma bene, dai. Quindi sarai in forma fisicamente? Cioè corri tutte le mattine? No. Ma quando mai? No. Da questo punto di vista devo dire che sono molto, molto pigra. Non faccio un granché di esercizi fisici, però il lavoro, la casa, i figli, gli impegni vari ti portano la vita, a correre, no? Un po' durante la giornata. Vita. Sì. Allora, no, Baldo. Guarda, Fernando, guarda che chicca che ti faccio vedere. Bellissimo. Guarda, io l'avevo già vista in settimana la tua fotografia. Sì. Devo dire che è stato un album che ha colpito molto i nostri ascoltatori e devo anche dire che tanti lo hanno acquistato. Lo sai? È vero. Io faccio molta pubblicità a questo diciamo regalo, un dono che ci hanno fatto questi due ragazzacci, detto dall'amico Pietro Pelù, per Aliazzi e Maroccolo, che hanno fatto per me e penso, credo anche per voi, un capolavoro. Assolutamente, concordo. Per me è un capolavoro. Sì. Tu l'hai preso, Lucia? Deve arrivare. Ah sì? No. Ma no, consiglio a tutti di prendere questo disco, questo vinile. Poi chi vorrà il CD, però il vinile, chiaramente tu sai quanto amo il vinile, non potevo che non richiedere un vinile del loro primo disco, M'hai visto ballad. Ti faccio una domanda, cosa prevede la scaletta di stanotte e che cosa ci sarà la prossima settimana? Nel frattempo io faccio vedere, se per te va bene, il numero di telefono. Sì, in sovraimpressione. Esatto, il numero di telefono di Non Solo Nero, che praticamente è il numero al quale voi potete chiamare. Ma vuoi vedere che l'ho cancellato? E ora che facciamo? Non me lo ricordo qua. A memoria. Eccolo. 333-8200223. È facile, è ci sono tanti tre, voglio dire. Sì, io i primi tre li ricordavo, infatti. Vorrei dire che chi vorrà potrà intervenire anche prima, diciamo, dell'ospite. Può farci delle domande, o a me, a Lucia, a Fernando, o prepararsi anche qualche domanda per l'ospite che, come tutti già sanno, il nostro amico Cesare Basile, dai famosi Candida Lilith ai giorni nostri. E chi ci sarà la prossima settimana? Scusi, la prossima settimana, ragazzi, allora aprite i vostri orecchi. Occhi poi mercoledì prossimo, perché Emilio quindi parlerà dei Bobbing Kids. I Bobbing Kids, ma ci saranno tutti o ci sarà uno di loro? Diciamo, come è stato con i Go Flamingo, Leonardo è stato il promoter, diciamo così, di tutta la band. Emilio, per quanto riguarda i Bobbing Kids.
un rappresentante. Va bene, un po' di musica nel frattempo, che dici, Lucia? Ricordiamo una cosina veloce veloce. Anche due. Per chi non l'avesse ancora fatto, ecco. Noi l'abbiamo scritto sempre, tutta la settimana, l'ho messo anche in commento qui prima della diretta. Entrate tramite il link di StreamYard, in modo tale che leggiamo il vostro nome. Comunque stasera ci sono tanti nomi, quindi evidentemente ce la stiamo facendo. Iniziano a capirlo, forse. Ma è una cosa carina vedere proprio chi ci scrive, chi commenta. Quindi esatto. Dovete semplicemente autorizzare l'applicazione e tutto corre liscio. Saluto tutti anch'io. Bravissima. Va bene, allora io direi abbiamo messo il primo pezzo, mettiamo il secondo perché poi abbiamo ospiti. Fernando, però ricorda il discorso del copyright, perché magari chi non si fosse collegato nelle puntate prima precedenti. Tu dici c'è qualcuno che ancora questa cosa non l'ha capita. Però sai com'è. come il numero telefonico. Il programma è assolutamente rocco, ma è ancora di più indie per un semplice motivo. Intanto perché eravamo alternativi allora e vogliamo esserlo ancora di più adesso. Secondo, anche perché c'è un problema di copyright. Facebook non ha la licenza per poter passare musica, e come fa a bloccare la musica? Beh, le etichette discografiche hanno messo dei bot che funzionano un po', come vi posso dire, è come l'applicazione che prende musica, adesso non mi sta venendo, porca miseria, come Shazam, ecco, funziona un po' come Shazam, rilevano il disco automaticamente. Esatto, automaticamente lo bloccano, per cui è molto facile per le etichette discografiche andare ad intercettare il pezzo. Chiaramente parliamo di etichette discografiche grandi, quindi parliamo di major. Il nostro scopo è quello di proporre musica, fare conoscere musica, mettere rock, ma rock assolutamente indipendente. Massimo Scarantino dice la sentinella virtuale. Beh, in realtà sono delle sentinelle virtuali che mettono le etichette discografiche. Grazie Massimo. A proposito di rock, anzi di una cosa, nel frattempo volevo preparare di una cosa Baldo, che volevo preparare un bel disco di tu, ma Baldo si è bloccato. Che gli è successo oggi? Forse sì. È rimasto imbalsamato. Balduccio, ci sei? Cioè, attenzione, non era mai oggi accaduto a Baldo che si problema bloccasse. Di linea. Hai la linea ballerina. Ma non mia, cioè a casa tua la linea balla. No. Noi qua siamo perfetti. La tua linea, che è una cosa strana, Però ti volevo dire, parla un attimo perché devo preparare una cosa. Ci sono. Parla un secondo. Cosa dire? Tu, Lucia, hai preparato già qualche domanda per il nostro ospite stasera? Vabbè, io forse poi divento monotona, però tu lo sai, per me il vestito di un gruppo è sempre importante, quindi spero che mi sappia rispondere. No, spero, mi risponderà sicuramente, perché non vedo il motivo per cui non debba farlo, però sì, ho preparato un po' è una mia curiosità personale. Guarda, come Lucia, sempre. C'è un tuo fan. Ciao Nicola. Te ne stai creando un sacco, qui tu presente tutte le settimane, ti stai creando un sacco di fan. Ora facciamo il fan club di Lucia. No, che ne per pensi, favore. Perché non sembra, ma io poi mi vergogno tantissimo. Per me questo è un lancio per superare tanti limiti miei, quindi per favore. Guarda, questo è un lancio contro, diciamo, contro vari malattie che oggi come oggi ci ritroviamo attorno, quindi passare queste due orette con buona musica, col sorriso di Fernando, di Lucia, di tutti gli altri che va benissimo, è proprio una medicina naturale, secondo assolutamente me. Assolutamente sì. O no, siete d'accordo? Siamo assolutamente d'accordo. Sì, allora, sì. Guardate, ho un vinile da farvi ascoltare, che è veramente un pezzo di antiquariato. Vai con i vinili. Guarda che c'è qua, ragazzi. Andiamo in Australia. Nicola l'abbiamo salutato. Andiamo in Australia. L'Australia. Un gruppo che ha fatto praticamente solo un pezzo. Si chiamano The Easts.
però l'Australia merita. L'Australia merita sempre per il nostro rock, non solo nero. Tanto di Smith in questa chitarrina, eh? A voglia! Anche la voce mi ricorda un po' gli House Martins, un po' la voce su questo aspetto. Per parlare con noi telefonate al 333-8200-223, ma nell'ultima fase con i turchi avremo modo di passare tante persone in diretta. Beh, questo era Bliss, l'unico album degli Hits, e cerchiamo anche di proporre delle chicche, no Baldo? Ma secondo me il nostro programma, non solo nero, proprio nasce da questa, dalla forza di proporre delle chicche, quindi di far conoscere delle band magari poco conosciute o delle sonorità orchestrali. I grandi li conoscono tutti, no? Beh, sì, per esempio. Per esempio rispondiamo a Francesco che dice un po' di revival, immagino che lui intenda proprio revival conosciuto, che non si può mettere. In questo appuntamento non sentirete mai i grandi del rock, per una scelta ben precisa che abbiamo fatto dal momento in cui abbiamo partorito questo programma. Salutiamo anche Benny Gioeni che ti ha intervistato questamani. Benny, un saluto a te e a tutta Radio Delfino, che merita il nostro appoggio. Mio, di Lucia, di Fernando, assolutamente sì, tutto il gruppo Non Solo Nero. E viva Radio Delfino, che insomma ripropone, mi piace lo slogan, niente reggaeton, insomma sì. Ci voleva anche questa radio a Catania, in effetti sì. La gente ha bisogno di sentire il rock, anche se è nostalgico, ci mancherebbe, perché loro sono più imperniati sugli 80-90, ma la gente ne ha bisogno, e quindi immagino che sia una radio che in questo momento sta spopolando per questo motivo. Solo musica indie, dice Francesco Avola. E tu che bevi stasera, Baldo? Vino? Ma un amaretto, esattamente un amaro del capo. Ah, mi sembrava che era di Saronno. Per digerire. Di Saronno no. Non è di Saronno, è tuo. Non è di Saronno, è della, no. Di dove, da qualche parte, insomma, sarà. Ciao Francesco, come stai? Nicola, tutti quanti, tutti i nostri amici, Gregorio, Francesco Noè, Salvo Riviera. Tutti. Io so che qualcuno si presenterà con la mascherina stasera, Baldo. Ah, ma sì? Perché siamo nel pieno di questa... Spero che se vada via prima possibile pandemia. Ma cioè, poi ci spiegheranno perché si presentano con la mascherina. Perché? Forse perché,
Forse qualcuno gli ha detto che stavano troppo vicini mentre facevano il programma. Sai, due turchi che stanno vicini. Stanno vicini, vero? È un po' bisogna sono, stare sono, sono pericolosi. Se poi uno dei due è affamato, allora diventa ancora più pericoloso. Capito? Tanta muchina. Infatti. Ciao Marianna. Sono le... Ciao Dino Caudullo. Sono le 22.21 in questo momento, alle 22.30 l'appuntamento con il nostro ospite. Tu pensi, Fernando, Lucia, cioè i nuovi conosceranno Cesare Basile? I nuovi non credo proprio, ma il 90% della gente che è in room stasera assolutamente sì. Ma diciamo che candida Lilith, anche se è stato un breve periodo, voglio dire, chi non conosceva in quel periodo i Candida Lilith, dove io comunque insieme a loro con i vari gruppi abbiamo suonato insieme, abbiamo fatto varie manifestazioni, ma c'erano parecchie location. Ma ti ricordi, cos'era l'Ikebana, mi pare, a Sant'Alessio? C'era un alternativo al massimo, ragazzi. Assolutamente sì. Però sai, Cesare non è stato solo candidato. Il Corova, mi è venuto il Corova, ragazzi. Ma io non lo so. Mi ero dimenticato di questa cosa. Vero. Il Corova. C'è qualcuno che ci sta ascoltando che ricorda il Corova? Può anche telefonarci, farci fare una chiacchierata e parlare sui movimenti, sul movimento dell'epoca, sulle varie location. Alternative, ne abbiamo parlato tempo fa. Che succede? Cosa riesci a condividere? La puntata sulla mia pagina. Io penso di averla condivisa. Provate a dirvi due parole. Allora, ripetiamo il numero telefonico. Lucia, lo fai tu? Dopo, quindi alle 23 più o meno, potete chiamare in diretta al 333-8200-223. Per parlare con noi, per raccontarci un po' di voi, che cosa è stato per voi il Non Sono Nero, o semplicemente un saluto. Così per avere un rapporto più diretto, più dal vivo insieme, dai. Abbiamo anche questa possibilità. Francesco Noi dice Cesare Basile è un chitarrista. Benny Gioeni, Macumba, se mi ricordo il Macumba. Il Macumba, locali ce n'erano tanti all'epoca. Ma parliamo... Ne abbiamo parlato. Ha ragione anche Enzo Piccione. Enzo Piccione, Studio 30 di Taormina, dove lavorava il grande, ahimè, scomparso Giuseppe Spampinato. Bravo, e parleremo anche di lui. Enzo Piccione l'ha detto che si sarebbe messo in linea, e l'ha fatto, bravo Enzo. Studio 30 Taormina, bravissimo, mi piacciono queste chicche come informazioni. Senti, ti sembra strano, ma c'è stata una richiesta che mi è pervenuta nel corso di questa settimana, e siccome mancano ancora 6 minuti per le 22.30, tra un molto dovremmo avere Cesare Basile con noi, io direi di accontentare l'ascoltatore, che è per l'appunto Francesco. Lo passiamo questo pezzo, perché è una richiesta. Oh, ragazzi, se non passiamo le richieste. Tra l'altro, se mi ricordano all'epoca Radio Catania International, il ragazzino innamorato della ragazzina X che gli faceva la richiesta di un brano musicale. Non è il nostro caso, ma è il caso diverso. Questo mi fa ricordare, diciamo, questa particolarità simpatica. Le vecchie dediche, sì. Tra l'altro, questo pezzo lo abbiamo messo nella prima puntata e a Tebaldo piacque in un modo particolare. È un pezzo triste e sentimentale. E vi dico che lui era colui che si occupava del disegno, della parte artistica di tutte le loro foderine. Erano un po' scoppiati forse per mi questo. Mi sta facendo una sorpresa? Tu la prima puntata sei rimasto piacevolmente sorpreso all'ascolto di questo disco. È un disco tristissimo, l'hanno richiesto perché la tristezza tante volte aiuta a crescere, come diceva qualcuno, e pensate che anche il titolo è triste perché è Lacrime, e loro sono i Chameleons.
veramente che è una delle cose più belle del periodo, è veramente. Qui siamo, se, siamo tranquilli col copyright. Sì, ma figurati, c'è Millions, li conosciamo, io, tu, lei, salvo. Ma veramente, ma è possibile? Sì, non li conoscono così in tanti, un gruppo, cioè una. Ma non è tanto pure questo. Millions non hanno mai inciso per grandi etichette, quindi sono stati una meteora nel mondo del rock. Ma se voi siete pronti, io tra due minuti introdurrei. Aspetta, cos'è che dicono? Ah, no, vabbè, lasciamo stare. La Marianna Mancani, cuori neri e viola. Penso un po'. Poi, ecco, ce n'è uno che ancora non ha compreso che si uno o una che non ha compreso che si buona deve registrare ditelo buonasera, ma non sappiamo chi sei. Non sappiamo chi sei, ripeto, l'abbiamo detto all'inizio della serata. Se entri attraverso il link StreamYard riusciamo a vedere chi sei e magari ci dai un altro buonasera e possiamo salutarti col tuo nome. Io intanto, cioè, sorrido perché vedo Cesare Basile che è sotto, che sciala qua. È bello rilassato. Ma è a casa. Ora ve lo faccio vedere poi in diretta. Allora, ovviamente. Dimmi quando bisogna annunciarlo. Sono le 22:29, io direi che lo puoi annunciare. Sì, dai. Lo puoi annunciare, allora, e siamo contentissimi di averlo. Sì, sì. Signore e signori, ecco, allora annunciamo il palco dell'Ariston, ci sarebbe da parlarne un po'. Comunque, ragazzi, il buon Cesare Basile in mezzo a noi. Ecco, bello, mettiamoci tutti comodi. Ma ecco, sì, ma bisogna stare stravolgati. Ciao ragazzi. Guarda, diciamo che la tua postura in questo momento ci trasmette tanta serenità, Cesare. Cioè, ma sono sul divano con la testa appoggiata a un cuscino, con i piedi poggiati su una sedia, insomma sono svaccato. Comodo. È l'orario poi anche, no? Però mi sembra anche giusto. Dai. Vabbè, sei tranquillo e sereno, su, comodo. Ma sì. Cesare, intanto domanda poco scontata in questo periodo, come stai? Ma ti rispondo come stiamo tutti in questo periodo assurdo, sospeso, incerto e soprattutto come stanno tutti i musicisti e tutti quelli che si occupano di spettacolo, di arte e di cultura, che da un anno sono praticamente stati cancellati dalla vita sociale. Sì, però sappiamo che le crisi hanno bisogno di sacrifici, no? Per far sì che sembri che qualcuno sta affrontando la crisi. E la cultura è stata una di queste vittime sacrificali. È vero. Noi abbiamo tante domande da fare. E io non mi vergogno di dire una cosa, l'ho detto l'altra volta a Baldo, in genere un conduttore non dovrebbe dimostrare le preferenze, ma del periodo di cui stiamo parlando tu sei in assoluto quello che rappresenti il mio gruppo preferito, Cesare, da Candida Lilith in poi, quindi scusate ragazzi, ma io mi sto smascherando stasera e vi dico che per me loro erano e rimangono tutt'oggi i miei preferiti. Baldo, tu volevi fare qualche domanda? Allora, le domande da fare a Cesare sarebbero veramente parecchie. Iniziamo col dire, partiamo dall'inizio, no? Candida Lilith, ovviamente. Candida Lilith è stato un periodo, diciamo, che è durato poco, in fondo, credo un annetto, o sbaglio? No, in effetti no, perché Candida Lilith, ok, il disco è uscito nell'86 o 87, ora non ricordo,
Ma i Candida Lilith si erano formati già da prima, più precisamente dall'unione di due gruppi storici che erano appunto gli Stilba e i Marco Curioso. E, Sì. difatti, la prima formazione dei Candida Lilith vedeva Meto, Maso Merletta, Sonia Baronello, Vito Porto, Vito Porto. Davide Olivieri e Giovanni Nicosia dei Marco Curioso. Sì. E con questa formazione registrammo quel brano che c'è nella compilation 095, che è Il gatto di Isa. Poi quella formazione proprio non durò tanto, perché Davide e Giovanni preferirono andare per la loro strada e noi continuammo cambiando comunque, come spesso accadeva in quel periodo, formazioni, musicisti, in strade anche musicali, sonore. Allora, la verità è che in quel periodo, e questo credo che sia la cosa più bella, o perlomeno quella che io ricordo con più piacere, è che eravamo fondamentalmente curiosi ed eravamo felici di avere scoperto nella musica, pur essendo, come dire, giovani, non essendo dei musicisti professionisti, ma avevamo scoperto nella musica e in un particolare tipo di musica che veniva dal punk, che poi si era trasformato in new wave, insomma, e poi sarebbe ancora diventata altro, però avevamo scoperto in quel mondo una strada per raccontare cosa eravamo, ma cosa eravamo non solo individualmente, cosa eravamo collettivamente. E quello che era bello in quel periodo, e lo avvertivi alle serate, no? Lo avvertivi all'Empire piuttosto che al Medea, piuttosto che all'Ikebana, a Sant'Alessio, quello che avvertivi era che in qualche modo c'era una sorta di comunità spontanea di persone che imparavano a riconoscersi e che condividevano delle cose, no? Anche con molta confusione, facendo molta confusione, condividevamo idee, condividevamo bisogni e soprattutto non ce le tenevamo, diciamo, a casa nella cameretta, anzi facevamo di tutto affinché queste cose venissero fuori. Baldo, io ricordo, perché eravamo insieme, fra le tante, ti ricordi quella festa nelle grotte dove eravamo, a Masca Lucia, dove eravamo? In una grotta sotterranea. Ti Cioè. dico, è stato il primo funeral party che è stato organizzato esattamente a San Gregorio. Era San Gregorio, sì. La Era grotta di una San grotta. Io mi ricordo che eravamo in una grotta, tra Gregorio. l'altro dei pazzi suicidi, perché se succedeva una minchiata morivamo tutti come dei topi. Però Sì, sì, non ce ne fregava un assolutamente. cazzo. La cosa bella era ritrovarsi in quei luoghi e soprattutto inventarci i luoghi di cui avevamo bisogno. Questo è quello che io ricordo soprattutto di quel periodo. E la cosa più viva, la cosa che ancora porto con me è quell'attitudine che fondamentalmente era un'attitudine punk, no? Del do it yourself, di fai da solo quello di cui hai bisogno, trovati da solo quello di cui hai bisogno, è stato quello che un po' ha creato la scena cittadina di quegli anni. Guarda, Allora, in quegli anni ci voleva, cioè, sì. il coraggio, perché tu hai parlato della grotta, famosa grotta, che mi tocchi il cuore, perché cioè, quando c'è stato un coraggio all'epoca dell'organizzare una cosa simile che non aveva precedenti, perché il rischio, hai detto bene Cesare, è stato parecchio. Però l'abbiamo fatto, no? E comunque è rimasto, cioè il primo funeral party organizzato a San Gregorio, una grotta trovata per caso. Comunque, tornando invece a te, tu hai, devo stuzzicarti ovviamente, no? Certo. Non devo esserti solo l'amico, ma portando Cesare Basile in un tragitto, quindi Candida Lilith, poi Kim's Quad, nel periodo in cui sei andato a Roma, poi Quarter Shadow,
e così via. Ma sei riuscito, io credo sentendo il Cesare Brasile di oggi, penso di sì, ma chi ci ascolta, hai trovato una tua identità o sei sempre un così zingaro della Cerniposca. musica? Ma sai, l'identità serve a poco, l'identità serve per abbandonarla. Cioè, l'identità è bello trovarla e usarla e poi cambiarla. La musica fondamentalmente è come la vita, è ricerca, è scoperta, è sperimentazione ed è trasformazione. Un Bravo. organismo che non si trasforma è un organismo morto. È un E perdente. io Per cui io sì, sono ancora abbastanza zingaresco, nonostante il periodo ci costringa a casa, però mentalmente sono molto zingaresco. Comunque, visto che dobbiamo prendere i tempi, io ho l'onore e l'onere di tenere i tempi, intanto facciamo sentire una delle cose più Qualcosina. belle dei Candida Lilith. Io adoro questo pezzo. Assolutamente. Offendere tanti gruppi italiani che facevano rock in quel momento, ma qui è veramente un rock internazionale. Sono uscite tante belle cose da Quanti anni quell'epoca. avevi? Si può dire, Cesare, ai tempi del Ma sai che io non me Candida lo ricordo, cos'era l'85, cos'era l'86? Lilith? C'è un Io posso ritardo, vedere. Fernando. Fernando, c'è un ritardo. Vedi Non è la cosa? possibile, non è possibile. No. Sei Mi tu, sentite? Candida Lilith. No, Sì, noi sì. ti sentiamo. Va bene. Ok, anche io mi sento. Ritardi non ce n'è perché Quindi. non abbiamo mandato video, tra l'altro, quindi era il vinile di Cesare, quindi. Bellissimo, Io però una bellissimo domanda così, devo dai. fartela. Bellissimo, bellissimo. Anche se agli artisti non si fa mai questa domanda perché so che si incazzano. E qual è il pezzo che invece a te piace di più? Di quelli che. Ora tu mi Quel disco risponderai tu. dici? Intanto di Ah, tu dici in quest'album, il pezzo generale che. nella mia. Ah, di quell'album? Abbassa un po' il Allora, volume quell'album. del disco. Ok? Vai. Allora, dell'album il. Quell'album. Vado io? Sì, Sì? vai. Quell'album è un album chiaramente per me ancora oggi commovente. E non nego che in effetti ascoltandola adesso non lo so, non sono molto tranquillo, ecco. Lo No, abbiamo però agitato.
No, ma è normale, è una cosa. Emozionato, emozionato. Sono molto emozionato e ne approfitto anche per dire una cosa che secondo me è molto importante. Quell'album è nato perché c'è stato un grandissimo sforzo da parte nostra, no? Da parte dei musicisti che formavano la band in quel periodo, che erano Gianfranco Scalia alla batteria, Gaetano D'Angelo al sassofono. Io suonavo la chitarra, Stefano Aiello suonava la chitarra, Domenico Scuderi suonava il basso, c'era ancora Vito Porto e mi sembra che ho citato tutti quanti. Ma quell'album fu voluto soprattutto da due persone che sono state per me dei riferimenti, soprattutto nella scena musicale cittadina. Che erano Enzo Piccione e Giuseppe Spampinato. Giuseppe Spampinato è stato probabilmente forse uno fra i più importanti DJ che ha avuto questa città, Salutiamo perché dall'alto il buon purtroppo Giuseppe possiamo solo ricordarlo perché è venuto a mancare qualche anno fa. Però possiamo salutare sicuramente Enzo Piccione, che era il suo inseparabile compagno, fratello, amico. Dicevo, Giuseppe ha avuto un ruolo importantissimo in città, come in quegli anni avevano i DJ. I DJ ai tempi erano una risorsa perché erano quelli che facevano circolare la musica in tempi in cui non c'era, come dire, la facilità di reperire musica come oggi. È Non vero. esisteva la rete, non esisteva internet. Noi scoprivamo la musica andando alle serate e i DJ scoprivano la musica perché si informavano, si preparavano, non erano improvvisati. Giuseppe Spampinato era uno che studiava i dischi che avrebbe passato e Giuseppe ed Enzo credettero tantissimo in noi e furono loro a pagare le registrazioni del disco. Ho fatto questa premessa perché volevo ricordare Giuseppe per quello che ha fatto per la musica in questa città, non solo per i Candida Lilit. E volevo ricordare al contempo anche Domenico Scuderi, che era il nostro bassista, che pure lui anni fa ci ha lasciato. Come Verlinzi, buon Verlinzi pure all'epoca. Sì, Virlinzi è arrivato dopo, in qualche modo. Era figlio un po' di tutta questa prima ondata, Ma no? stiamo nominando dei personaggi, Cesare, che all'epoca veramente ci hanno dato, eh? Hanno dato un bel po'. Cesare, io cerco di farti uscire ancora delle emozioni, ma tra Candida Però, Lilit, il no, no, però suon. Ecco, volevo rispondere alla prima domanda che mi hai fatto della canzone perché io pensavo preferita. che stessi Allora, tergiversando. no, è che preso, Discorsi sono lunghi. preso dall'onda dei ricordi, veramente ci tenevo molto a parlare di Giuseppe Denso, ricordarli e ricordare anche Domenico. La canzone che mi piace di più. Ce n'era una che mi piaceva moltissimo, che probabilmente era forse la più cupa del disco e si intitolava Good Night Honey. Però mi piaceva molto anche Dentro il Fuoco. Ricordo tutto. Beh, tutto l'album molto bello, però ecco la domanda che adesso sorge spontanea, ormai questa frase che Lubrano ha promosso è rimasta nelle nostre Vai. teste. Tra Candida Lilit, Kim Squad, Quartered Shadow, io ho un'idea, ma vorrei sentirla da te. Dove ti sentivi più a tuo agio? Dove hai trovato il vero te stesso? Ma guarda, è un po' la stessa domanda che ha fatto prima Baldo, no? Qual è l'identità di un musicista? L'identità di un musicista è quella che il musicista si sceglie in determinati periodi della sua vita. Tutti questi gruppi sono stati per me molto importanti e mi hanno dato tantissimo, esattamente come io ho dato tanto a loro. E ognuno di questi gruppi, ognuno dei singoli componenti di questi gruppi
ha fatto di me quello che io sono oggi. Per cui io sono stato bene dappertutto, sono stato bene con tutte le persone con cui ho suonato, a prescindere poi, no, dalle evoluzioni, da quello che succedeva, dai gruppi che finivano, dai musicisti che se ne andavano. Quelle sono, diciamo, le vicissitudini normali di un qualsiasi gruppo musicale. Però io sono sempre voluto stare in ognuno dei gruppi con cui ho suonato. Ma forse il successo più alto con Quarter Shadow? Che dici? Con i Quarter Shadows probabilmente sai cosa è successo? Che lì l'esperienza è stata molto più viscerale, perché con i Quarter Shadows a un certo punto abbiamo affrontato anche un percorso di vita in comune, perché noi abbiamo lasciato Catania, siamo partiti io, Tommaso Merletta, Arianna Pratania e Sonia Brex su un furgone caricando tutti gli strumenti, ci siamo trasferiti a Berlino e lì abbiamo cominciato a vivere insieme. Sono stati anni anche molto importanti. Non era proprio come vivere nella stessa città e suonare nella stessa band e poi la sera ognuno tornava a casa sua. Lì abbiamo, come dire, sperimentato cosa significava essere a tutti gli effetti un collettivo di musicisti che condividevano veramente splendori e miserie di una vita per nulla facile, anche se molto affascinante come era la Berlino di quegli anni. Per cui sicuramente i Quartered sono stati il mio gruppo del cuore da un punto di vista emotivo, ma per il tipo di condivisione. Poi c'è da dire che, insomma, io ero anche fidanzato con Sonia, siamo stati insieme per tantissimi anni, fra alti e bassi, per cui lì le storie si mischiavano ulteriormente, no? Sonia Brex. Sì, infatti. Salutiamo. Senti, ma è una voce di corridoio o è vero? Perché io a memoria non ricordo. Che apriste o avete fatto qualcosa con i Nirvana? Certo, noi abbiamo, con i Quartered Ah, ecco. abbiamo aperto il concerto dei Nirvana a Berlino, il concerto di Nevermind. Eccomi. Sì, con loro abbiamo suonato, con loro abbiamo suonato, con le Hall, abbiamo suonato con i Primus. Chiaramente vivere a Berlino ci metteva anche nelle condizioni di, come dire, entrare in contatto con delle realtà che a Catania ovviamente vivevi come A Berlino lontane, c'era più visibilità in quel periodo, ecco, diciamo così, no? no? C'era, Vabbè. come dire, la possibilità di incrociare le tue Già quello esperienze con quelle di altri. Ma quando ti dico Cesare, caro Cesare Basile, artista, quando io ti dico Ugo Reis, Sì. o ti dico John Bonnet, oppure Roy Paci. Cioè, ti dico dei grossi nomi che ricordo un Nick Cave, un Weekend Dance, che ti posso dire, tu hai avuto l'onore di aver avuto accanto a te di conoscere e di avvalerti di quei collaboratori di questo stampo. Cioè, ragazzi, com'è nato questo? Com'è nato tutto questo? Questo fa parte di quell'essere zingaro, no? Di non accontentarti mai delle cose che stai facendo. Purtroppo uno dei grossi difetti di molti musicisti è quello di sentirsi completi, no? Sentirsi assolutamente adulti da subito. Io invece credo che un musicista non è adulto mai e diventa adulto attraverso la frequentazione di altri musicisti, soprattutto se sono migliori di lui. È una delle cose che io ho imparato proprio a Berlino, è stato quello che per crescere musicalmente devi confrontarti con altri musicisti, sempre, ogni qualvolta ne hai l'occasione. E per Guarda, cui con questo. tornato in Italia dopo l'esperienza berlinese, uno dei miei, come diciamo, punti fermi fu quello di coinvolgere sempre nelle mie produzioni discografiche personaggi che avrebbero potuto darmi tanto, da cui io avrei appreso tanto e a cui in Una qualche crescita. modo anche io ho dato tanto.
Adesso Cesare, noi ti facciamo vedere e sentire una cosa, ma di questa cosa ce ne parlerai tu dopo, subito dopo averla ascoltata. D'accordo? Andiamo. Ok. Sono colpevole certamente, sono colpevole di sicuro, com'è colpevole questo tempo a cui legate ogni giorno il mulo, com'è colpevole la bestemmia quando la legge la scrive il muro, sono colpevole mio malgrado e non ho lingua per il futuro, sono colpevole per i campi arati a sangue mai seminati, campi di ceneri, campi santi, le luminarie dei condannati, sono colpevole per l'usura che inizia un uomo alla rapina, com'è colpevole l'impazzito che sposa il male di luna piena. Per la faccia che non si appende su una rete, per i recinti calpestati, il calvario della sete, sono colpevole e reticente, gli unici nomi che ho da fare, sono le vostre credenziali, la vostra lurida cambiale, sono colpevole di paura dentro una scuola e senza uscita, come la rabbia dal viso duro, cresciuta offese e mai guarita, la paura si guarda intorno, vuole essere spaventata, questa paura che non ha pace, che non si paga la giornata. Sono colpevole certamente, sono colpevole di sicuro, sono colpevole di vergogna, sono colpevole di spergiuro, sono colpevole reticente, gli unici nomi che ho da fare sono le vostre credenziali, la vostra misera cambiale. Nostra misera cambiale. La vostra misera cambiale. La vostra misera cambiale. Che ci dici? Allora, ho sentito a scatti, però ho riconosciuto immediatamente la voce di Rita Lili Tobberti. Rita è stata è ancora oggi, perché si sono riformati, la cantante dei Not Moving, un gruppo storico della scena punk italiana degli anni Ottanta. Lo puoi dire forte? Io ho adorato i Not Moving quando ero appunto un ragazzo, esattamente proprio nel periodo in cui facevamo tutte le monellerie di cui si parlava prima. E, a distanza di anni mi sono trovato a entrare in contatto con Rita e poco prima di registrare quell'album lì l'ho contattata e gli ho detto che mi sarebbe piaciuto se lei avesse avuto piacere di cantare una canzone in questo disco. Rita, che è sempre una persona molto disponibile ed è rimasta una punk senza vie di mezzo, mi ha detto subito di sì, per cui è venuta qui a Catania, lei e Tony Face Baciocchi, che è suo marito, ed era il batterista di Not Moving. E per me è stata un'emozione fortissima, no? Avere... come dire, un mito un po' della mia giovinezza a cantare una mia canzone. Ma il discorso molto è bella. Sì, e vale sempre molto il discorso bella. Di prima, no? In tutti i miei dischi ci sono persone che arrivano, che fanno qualcosa, che stanno lì insieme. Fare un disco significa condividere le tue canzoni, quelle che hai scritto da solo a casa, condividerle con altri e vedere cosa gli altri faranno delle tue canzoni. È lì che poi crescono veramente le cose che hai scritto da solo. Perché se le scrivi da solo, sì, hanno una loro vita, ma stanno aspettando che qualcuno gliene dia altra, che aggiunga qualcosa oltre a quello che hai fatto tu. E tra l'altro, Cesare, noi che abbiamo
intervistato in questi mercoledì tanti personaggi storici del programma rock italiano. Devo dire che, non so se Baldo è d'accordo, ma sicuramente sì. Avete in comune questa cosa. Grande rock alla fine degli anni Ottanta, poi c'è stata un'evoluzione pazzesca tra di voi. Adesso so che hai fatto anche qualcosa in dialetto, però ecco, Di questo musicalmente. volevo parlare dopo. E infatti, no, ma puoi dirlo, anzi, agganciati. Allora, la scelta di Cesare Basile oggi rispetto a ciò che è stato fatto ieri, e ne abbiamo parlato fino a poco fa, la scelta del dialetto, no? Del dialetto siciliano, e cosa, sono due domande in uno, e cosa ti ha portato a questo cambiamento, tra virgolette, scelta musicale. Ma la lingua è uno strumento, la lingua è suono e io uso la lingua soprattutto oggi proprio per il suono che ha. A un certo punto ho deciso di lavorare, studiare e usare il siciliano per le mie canzoni perché trovavo nel suono di questa lingua qualcosa che avevo sempre cercato e che non ero mai riuscito a cogliere in qualche modo nelle mie esperienze. Era quello che io chiamo blues, che non sono le 12 battute su cui svisare sopra, ma è proprio un sentimento, è quell'attitudine. Io ho sempre cercato il blues, sin dai tempi dei Candida Lili. E In lo tempi non sfioravo, no? sospetti. Ci giravo attorno, no? E non riuscivo mai a cogliere l'essenza. E poi ho capito che a un certo punto quello che fondamentalmente no, non riuscivo a. Quello che mi mancava era appunto il suono, era un suono, era un suono. Nel particolare un suono, il suono che ha a che fare con la voce. E nel Suona. siciliano io ho trovato la mia via. Come dire, per chiudere il cerchio, e forse aprirne anche un altro, di Appunto, questa perché ricerca, chiudere. attorno al blues. Questo è stato uno dei principali motivi. Poi ce n'è stato anche un altro, che è stato forse più istintivo e meno ragionato. Quando, dopo 8 anni passati a Milano, ho deciso di tornare in Sicilia, l'ho fatto con la precisa voglia di riconciliarmi con questo posto che avevo lasciato diverse volte, sempre con una sorta di astio, di rabbia, non so come dire, no? Come se qualcuno mi avesse fatto torto, come se questa terra mi avesse fatto torto, ma sbagliavo, perché siamo noi a decidere come vanno le cose nei luoghi in cui stiamo. E quando sono tornato da Milano, io avevo bisogno di rientrare in contatto con quello che secondo me era lo spirito più antico, più autentico, più viscerale della Sicilia, a prescindere dalle cose che non mi piacevano e che mi avevano portato da altre parti. Cesare, prima di salutarci, Baldo ti vorrà fare una domanda su quelli che saranno i progetti futuri e poi chiudiamo con un pezzo che, come dici tu, ti riconcilia con la nostra Ma c'era Sicilia. Lucia, qualcun altro voleva Ma fare qualche domanda? Non lo so. guarda, Lucia, io posso dirti che Cesare ha risposto, è andato oltre alle risposte, nel senso che quando avete fatto una domanda, lui è andato a ricostruire tutto, quindi ha coperto più domande in una cioè ha dato più risposte rispetto alla domanda che è stata fatta. insomma, ti ha bruciato le domande, Mi ha bruciato le domande, ma sono contentissima perché è proprio aperto al racconto e al dialogo. E poi una l'ho cosa che ho visto no... emozionato Brava, e mi abbiamo piace. visto qua. La cosa bella di un artista che sino ad oggi, dopo una
lunga carriera e ne farà ancora tantissime Esattamente. altre, si emoziona. Una cosa bellissima questa, Ed è una ti cosa che batti i abbiamo complimenti. Esatto. riscontrato in tutti questi mercoledì con gli artisti che ci hanno accompagnato. E questa emozione nel rivivere, nel raccontarsi e nel dire ecco come hanno vissuto e come vogliono vivere ancora nel futuro la loro passione per la musica e il loro C'è fare musica. una cosa importante. L'umiltà che si Baldo. riscontra nei grandi artisti, secondo me. Baldo, c'è una cosa importante. È la prima volta che accade, visto che abbiamo la nostra linea telefonica, c'è un ascoltatore che vuole fare in diretta una domanda a Vai. Cesare Basile. Quindi levo un Ok. attimo Lucia, andiamo con l'ascoltatore. Fabio, facciamo sentire pure la telefonata. Ci sei, Fabio? Fabio è bloccato? Eccoci qua. Allora, Sì, pronto? sì, Benissimo. pronto. Da dove ci sentiamo qua? Sì, ciao Fernando, buonasera. Ciao, sono Ciao. Francesco Noè. Senti, non so se volevo fare una domanda, se è possibile, Vai, a vai, vai. E volevo chiedergli, visto, vabbè, lui è un grande, insomma, della musica catanese, quindi insomma, ha un'esperienza bestiale. Volevo sapere che tipo di rapporti ha attualmente lui con questi colossi della musica, tipo Spotify, YouTube Music, o comunque le major, queste che controllano il mercato della musica di adesso. Ti ringraziamo, grazie per la domanda. Ciao. Va bene, Ciao. ciao, Allora. ciao, buonasera. Allora, Ma Cesare. io diciamo che non ho nessun rapporto con loro, nel senso che purtroppo a volte le etichette discografiche che pubblicano i dischi si appoggiano a queste strutture. A me non piacciono moltissimo, soprattutto Spotify. Credo che abbiano trovato un modo per fare i soldi sulla pelle dei musicisti. Allo stesso tempo c'è da dire che i musicisti cadono un po' vittima, no, di questa facile esposizione che pensano di avere attraverso questi network. Io sono È convinto chiaro. che in generale, la musica oggi, e soprattutto alla luce anche di quello che sta succedendo o che è successo durante la pandemia, ha bisogno di riflettere un po' su se stessa. I musicisti hanno bisogno di riflettere su se stessi e capire che forse un'intuizione che avevamo avuto negli anni Ottanta, cosa di cui ho parlato all'inizio, che era appunto il do it yourself, no? Cioè cercare di organizzare i propri strumenti, i propri circuiti, senza dipendere da chi su questi circuiti poi alla fine lucra. Io mi rendo perfettamente conto che non è possibile in questo momento separare nettamente la cultura dal capitale, o dal capitalismo, direi. Però credo che se guardiamo al passato e vediamo per esempio le esperienze degli anni Ottanta, della scena hardcore americana, che poi ha investito tutta la scena italiana, ma anche se pensiamo a cosa erano le etichette indipendenti negli anni Ottanta in Italia e cosa erano i circuiti in cui si suonava negli anni Ottanta in Italia, quella era tutta roba fatta da persone che vivevano la musica sulla propria pelle e che non la intendevano come fonte di profitto o non esclusivamente come fonte di profitto. È chiaro. Erano musicisti e persone mossi da un'enorme passione, da tantissimo amore e soprattutto dalla voglia di essere veramente indipendenti dal mercato e dal mainstream. Ma allora Purtroppo, secondo te, purtroppo questa sì. cosa negli anni si è andata un po' perdendo, anzi, per arrivare ad oggi che è totalmente annacquata. Ormai, voglio dire, non si riesce a capire, no? Che certe cose non si possono mischiare e quando le mischi
probabilmente stai inaugurando una strada nuova che non necessariamente è buono o interessante. Cioè, è chiaro che gli interessi di una multinazionale non hanno niente a che vedere con un ragazzino di 18 anni che mette su una band perché non riesce a stare zitto. Il problema è che ragazzini di 18 anni dovrebbe capire che oltre a suonare la chitarra, dovrebbe immaginare dei luoghi in cui poter suonare la sua chitarra che non dipendano dagli altri, dai padroni. Ecco, questo è quello che È penso. chiaro, è chiaro. Allora, secondo me, tu stai dando un consiglio, no? Cioè, tu dovendo dare un consiglio ai giovani che si affacciano in questo mondo, no? Che è l'arte musicale, l'arte del creare. Cioè, che consiglio gli daresti, rispetto ad oggi che siamo sommersi da un business, no? Più che dal sentimento. Per come hai parlato tu poc'anzi, prima c'era molta più passione rispetto ad oggi. Dovrebbero farsi delle domande schiette e non mentire a se stessi e soprattutto capire che la musica come tutte le enormi passioni, le grosse passioni, come la rabbia, come la violenza che attraversa la testa di un ragazzino di 18 anni e noi sappiamo di cosa parliamo perché l'abbiamo provata anche noi, tutto questo non è vendibile, non è, come dire, non può essere merce da talent show. Io credo che i ragazzi e le ragazze che oggi vogliono approcciare la musica, debbano avere il coraggio appunto di immaginare luoghi e situazioni nuove per la loro musica. Sai cosa penso? Che noi, Cesare, rispetto agli anni, cioè, tornando indietro con la mente, noi non avevamo internet, non avevamo il click, no? Però andavamo alla ricerca, ci informavamo, viaggiavamo, ci confrontavamo e ugualmente andavamo con le nostre visioni, cercare di andare oltre. E ci lamentavamo, no? Comunque, già all'epoca. Oggi questo coraggio non c'è. Cioè, i ragazzi hanno l'opportunità di avere, con un click, di avere tutto in mano, ma non hanno, secondo me, nulla. O hanno Ma qualcosa fatto. non lo so, Baldo, io non, come dire, non condannerei le possibilità che ci sono oggi di condividere e di scoprire musica. La rete in sé è un'opportunità. Come al solito Come bisogna questa. vedere la testa, appunto, bisogna vedere con che testa tu affronti tutto questo. Però sicuramente ribadisco che la musica non può passare dai talent show e che, come dire, l'amore e la rabbia sono le qualità essenziali per un musicista. Un Non vanno connubio. annacquate e disperse in questa merda mediatica. Va bene, io Allora. ringrazio Cesare perché è stato un intervento bellissimo. Con l'ultima Velocemente. domanda finale, Sì. classica da fare. Cesare, allora sappiamo che le tue Sto nuove girando così a cazzo per produzioni. la stanza. Sì, Ah, vedo, benissimo. vedo. Siamo il bello della diretta, no? Bravissimo. Allora, i tuoi progetti, perché sappiamo che stai, diciamo, costruendo Ragazzi, scusate un dei nuovi attimo, progetti. mi sta suonando il citofono, mi date mezzo secondo? Ma ragazzi, questa è bellissima, Un quella attimo del solo, questa è citofono di bellissima, è Cesare una diretta. Basile. Un attimo, È bellissima. arrivo. Vediamo chi. Siamo curiosi, Fernando, di sapere chi è adesso. Questa non era mai capitata, eh. Ragazzi, questo è il massimo dell'audience, dovrebbe essere. Cioè, non era Adesso, mai ciao capitato. Marco, Domenico, Roberto Maritato, grandioso. No, chi sarà al citofono? Speriamo che Cesare non si sdiruba dalle scale, No, però, speriamo che sempre Facebook user.
non sanno ancora alcuni come fare per connettersi. Allora, dovete Facebook, Facebook user, tu che in questo momento sei evidenziato, devi entrare tramite StreamYard, ti registri, no, anzi non c'è neanche bisogno di registrarsi, basta andare sul link e automaticamente appare il tuo nome. Allora, veloce con i saluti perché siamo andati fuori. Il vicino di casa che non gli funzionava l'apriportone, non ditemi voi. Cioè. No, no, bellissimo. Questa ci mancava, Cesare, molto singolare, particolare. Allora, no, i tuoi progetti... Ti dico velocemente, i progetti... Perché devono andare a vedere e comprare un disco di Cesare Basile? Ma io questo non lo so, glielo chiederei anch'io, però vabbè. Nei tuoi progetti. Perché mi danno fiducia, spero, mi auguro di meritare la fiducia di quelli che vanno a comprare i miei dischi e di quelli che vengono ai miei concerti. E proprio parlando di concerti, ne approfitto per dire che il 28 maggio, grazie all'AME e al MIT, che sono due associazioni catanesi, faremo un concerto alla chiesa di San Berillo, credo che si chiami, sì, la chiesa del crocifisso della buona morte o qualcosa del genere, o perlomeno speriamo di riuscire a farlo. Al momento ci stiamo lavorando, è uscita proprio oggi la comunicazione, il concerto sarà il 28 marzo, noi torneremo sul palco dopo mesi e mesi di silenzio. E questa cosa, grinta, devo dire che mi emoziona molto e non so obiettivamente come la prenderò, perché poi alla fine, sai, stare sui palchi, suonare, comunque è sempre fisico, è qualcosa che quest'anno ha minato notevolmente. Però sono molto contento di questa opportunità, sono contento di anche soltanto di spendere questo periodo appunto che ci separa dal concerto per vederci, provare, riprendere gli strumenti in mano, immaginare un modo nuovo di suonare canzoni che abbiamo suonato un anno fa, no? Vedere cosa c'è di nuovo in queste cose che già conosciamo, ma che sappiamo poter essere diverse. Per cui forse il mio programma più immediato è proprio questo, fare questo concerto il 28 maggio qui a Catania, come dire, con l'augurio che al più presto la musica e la cultura in generale possa riprendere tornare il posto tra noi. Che gli spetta nella vita di ognuno. Grazie 28 Cesare. Maggio tutti a seguire Cesare Basile dal vivo. Grazie Cesare, grazie. Io chiuderei con il Cesare che a questo punto canta con la lingua madre della nostra terra. Grazie ancora Cesare. Grazie Cesare. Ciao ragazzi, grazie di tutto. Ciao. La tua pace guardiana di antica miseria è il silenzio in cui pregano governi e banchieri per profitto dovere, sortileggio e rapina. La tua pace a usura per la guerra che arriva. Quell'altra che offende, una piange il sudario e quest'altra lo vende, per l'infamia che veste, divise e trattati, io ti devo il disprezzo, non ti devo i caduti. We'll be right back.
pranzo e la cena che decide il salario. Uguaglianze dei morti costretti al fucile. Libertà mi fa schifo se alleva miseria e la pace a usura per la guerra che arriva. Libertà mi fa schifo se alleva miseria e la pace a usura per la guerra che arriva. Beh, abbiamo conosciuto veramente la grande arte di Cesare Basile. Tra l'altro mi ero sbagliato, pensavo di mettere un pezzo cantato in lingua siciliana, poi era un altro bellissimo pezzo, ma comunque delle nuove storie, delle nuove emozioni. Magari lo faremo sentire qualcosa più là del siciliano di Cesare Basile. Guarda chi ci abbiamo qui, guarda, lo vedi quel ragazzo con la mascherina? Lo vedi? Ma l'ha tolta la mascherina. Lì. Lì. Oh, niente, ma così sente. Con la mascherina non parlo. Ma con la mascherina non vi sentiamo. Non vi sentiamo, ragazzi. Non vi adesso sentiamo. Mi senti? Mi senti adesso? Le mascherine è tutta un'altra cosa. Ciao a tutti, ragazzi. Ma di Fabio è... Abbiamo capito come fare. Abbiamo scoperto un nuovo modo di parlare. Mi stai sembrando uno di quella stereonotte. Welcome. Sì. Mi stai facendo paura. Hai gli occhi rossi. Alla salute, ragazzi. Allora, alla salute. Come la salute? Alla salute. Vuoi crepare? Cin. No, Fabio. No. Fabio, vediamo se riuscite a far telefonare qualcuno, perché le telefonate in diretta mi divertono troppo. Ma ci annunci? Ragazzi, come state? Allora, stiamo benissimo. Troppo bene. Troppo. Troppissimo. Che c'è? Chiamateci al 333 8200223. Brava, ciao a tutti, Lucia. Comunque da questo momento, da questo momento i tucchi con Lucio Giuffride e Fabio Ruggero. Arriva la prima telefonata, la sei. Abbiamo la telefonatina, eccoci, la sentiamo chi è. Pronto? Sì? Chi parla? Pronto? Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Ci devi ascoltare dal telefono. Ci devi ascoltare dal telefono. Ci ascolti dal telefono, per favore, grazie. Sono Emilio. Emilio Catera. Bobby. Troppo radiofonica questa. Cogliamo l'occasione. Cogli. Bobby Kids mercoledì prossimo con Emilio. Aspetta, perché non sto sentendo più. Dal telefono ci devi sentire, Emilio. Ci sei, Emilio? Cogli. Allora, ascoltiamo Emilio per favore, ragazzi, vediamo se si sente. Sì, ti sentiamo. Ma noi ti sentiamo dall'inizio. Emilio, ho colto l'occasione per dire a tutti i ragazzi e le ragazze che ci seguono che mercoledì prossimo abbiamo i Bobby Kids, nonché Emilio, che rappresenta appunto i Bobby Kids. Ospita, esatto. Non sono vero. Ciao Emilio.
Ma Emilio c'è o non c'è? Ci senti? No, ecco, mi sto risentendo malissimo. Okay. C'è qualche problema col nostro telefono, devo dire. No, no, oggi comunque ci saranno la connessione un po'... Ci abbiamo negatività. Fagiolina. Vabbè, comunque, vi abbraccio. È stata la puntata bellissima, mi è piaciuto tanto. E ci vediamo la prossima settimana. Grazie Emilio, un bacione, saluti anche a Blasco. Ciao, a mercoledì prossimo. La prima telefonata è stata bella, cioè proprio c'è stata una presentazione del prossimo ospite. Ufficiale, proprio. Più ufficiale di così. Ragazzi, ciao, ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo. Giustamente Salvo Fucile dice una volta c'è un tocchi. Cosa ci proponete? Ci mi date 4 minuti di silenzio? No, sono 3:20. 3 minuti e 20, dai. 3 minuti e 20 di silenzio, vai. Vai, tutta per voi. Vai. Spegni le luci, Fabio. Atmosfera. Spegnile, però. Spegnile. Sin, sala, bim. Ma non si spegne. C'hai lo strobo. Come maghi siete proprio dei cessi, eh? Come maghi. Non ce la facciamo. Solo, però, come maghi, eh? Come maghi. Come maghi. E anche come tucchi. No, come tucchi siete perfetti. Sì. L'audio com'è? Si sente bene? Bello. Sì, perfetto. Annunciate questa song. No, non l'annunciamo, alla fine. Alla fine? Sciazzammata. Design. Zitti. And pain, that's what we are. Tutte due le mascherine, siete bellissime. We're all waiting to fight. Com'è che si ballava? Hai tempo? Baldo, tu che sei stato un performer. Vai, facci vedere. Facci sognare, Baldo. Oh, facci sognare, è bellissimo. Dai. Silence. Die. Oh. I will never find. Bravo Lucio, bravo. Ma io non so ballare, sto improvvisando, eh. Non ho mai ballato, credi, ho sempre fatto ballare. 8, 7, 6, cosa succede? È un blocco. Li avevano bloccati, avevano fatto il conto al rovescio. Ma lo sai bloccati. Cosa sei? Ma ci hai fatto bene un colpo. Mamma che paura. Oh, ragazzi, non è che ci bruciamo la puntata, eh? I tucchi da giovane. Zitti, questa è la parte più bella. Un po' di fumo su questa song. Ci sta. Fumo. Suscia! Pompa, DJ! Addirittura fanno ballare, capito? Cose dei turchi, proprio. Veramente cose dei turchi, ragazzi. Fernando piace, io lo so. No, music, no tucchi. Sono stracati stasera. Vi posso fare un'intervista di un secondo? Ma anche sì. Secondo e mezzo. Però ci fai gli scherzetti, eh? No, assolutamente, è un'intervista serissima. Ma cosa bevete o cosa fumate prima della diretta?
Il problema è proprio questo, che non abbiamo né fumato né bevuto, è il problema, penso che dovremmo iniziare presto. Sono al naturale. Quindi voi siete nati stupefatti, insomma. Sì, nel 1985 abbiamo una diapositiva che è questa. Quando eravamo quello, tucchi quello messo a ponte, chi è? Mettila grande. Ma Rosita, da che bella sta pizzeria. Ma chi è? Chi è? Ma c'è qualche disturbo? C'è interferenza, aspetta che... Una sete. Ecco, iniziamo a bere qualcosa, dai. Ma non telefona nessuno. Bevete. Ma perché no? Non come? Telefona nessuno dai tu. Dai, allora, ragazzi. Perché hanno paura, tu, io lo so, tu, perché... Qualcuno che vuole intervistare a Lucio o a Fabio o a Lucia o a Fernando, a me o una domanda. Abbiamo l'ospite stasera, c'è l'ospite. C'è ciao, l'ospite. Sonia. Chi è l'ospite stasera? Chi è l'ospite? Ma è l'ospite, è andato via. Ma chi è? Ah, è lui. Aspetta, aspetta. Ciao. 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 Ciao Fernando. Oh, ho detto che cadi! Signori clienti, che abbiamo i funghi freschi dell'Africa. Ah, meno male che ci sono i funghi freschi. E allora, come va? Come no, va, se non penso, si ferma più però. Sparaci. Sparaci. Senti, ma Mauro voleva ascoltare un pezzo d'arte. Un pezzo d'arte, bravo, ragazzi, mi fate ascoltare qualcosa di bello. Su, volevo ascoltare un pezzo dark, proprio scuro, visto che c'è anche una donna. Aspetta, viola. Aspetta, ce l'ho. Dark, è proprio scuro? Scuro, però ci porta indietro. Ah, bellissimo. Questo è Matador. Il tucco Matador. Guarda, hai messo un pezzo pazzesco. Non ci bloccano con questo, vero? Il trucco matador. No. Se mandoci. Vai Rino. Vai. Ciao Rino. C'è qualcosa, mi sto commuovendo, non ce la faccio più, è ancora bello, cioè rimane con tutto il suo fascino di allora, o no Fernando? Assolutamente, ma questo per esempio è la prova che alcuni dischi che hanno fatto un successo spaventoso a Catania eppure erano di etichette indipendenti, cioè non li conoscevano, ma in Deutschland ragazzi niente per nessuno. Mamma mia ragazzi, ma anche alla radio questi andavano fortissimo,
voglia. Ma fotti, 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 eh. Aldivina, come dice Salvo, Aldivina, no. Sì, Aldivina faceva i pazzi quando si metteva questa musica, veramente eccezionale. Grande ricordo, grande Pietra Miliare. Abbiamo una telefonata. Abbiamo una telefonata. Ci voleva Matador Turco. Questa è una donna per il turco. Pronto? Sì. Pronto? Sono eccoci. Sempre uomini. Ciao Marco Manna. Ciao Marcone. Marco. Come stai? Ciao ragazzi. Su con la vita, Marco. Marco. Cioè, un attimino più. Ciao. Poco fa avete passato gli ex Maldoccioland. La cosa bella che, come dico sempre io, già quando noi li ballavamo, purtroppo si erano già divisi. Si sono divisi nell'89 perché hanno fatto solo 4 album. Ma come al solito siamo indietro? Ma la cosa ma siamo sempre là, l'Italia purtroppo, tutto che diciamo, noi non abbiamo avuto grandi divulgatori, non abbiamo avuto grandi divulgatori di musica italiana, quindi figurati se divulgavano gli ex Maldoccioland. Se tu ci parli oggi, ma non se lo ricordano neanche loro che suonano. Che suonano? L'hanno dimenticato anche loro. Sì, secondo me loro non si ricordano di essere stati musicisti. I poveri pazzi siamo solo noi che ce li ricordiamo. ma perché allora, come spesso ti dico, io purtroppo non voglio fare il sapientone, ma io ho fatto anche il mestiere... uno dei mestieri più dove appunto si danno le notizie. Io sono stato 20 anni giornalaio, quindi oltre che già avevo la passione mia che leggevo riviste, io spesso leggevo cose che erano sbagliatissime, quindi spesso c'erano divulgazioni di gruppi che non attingevano niente dal genere che suonavano. E durante l'intervista loro gli dicevano che per esempio avevano cominciato a suonare ascoltando i Beatles, e quelli gli scrivevano: questo gruppo è influenzato dai Beatles. Sì, non c'entrava niente, erano solo influenzati e basta. Quello che ti dà fastidio, io me ne accorgo, perché io per esempio, voi lo sapete, io sono appassionato di prog, io leggo la rivista prog e spesso trovo errori. Guarda caso, su Francesco Di Giacomo hanno sbagliato la data di nascita proprio in una foto sua, che proprio loro avevano cominciato a far nascere questo giornale proprio mettendo tra i primi numeri la storia del banco del mutuo soccorso. Quindi quando la divulgazione poi è sbagliata, non ti arrivano neanche i gruppi al momento che hanno il loro maggiore successo. Ma poi lo sai, il successo è fino a un certo punto, perché io appunto conosco gruppi che hanno fatto capolavori, ma la gente manco li conosce. Cioè, prendiamo Frank Zappa, ha fatto 75 album, ma la gente manco lo sa. Cioè, io non ho mai incontrato nella mia vita, tranne uno o due persone, che tutti parlano rock, rock, rock. Dice, ma io Frank Zappa non so neanche chi è. Marco, non penso che lo conosca. Marco, Frank Zappa, non credo che sia per pochi. Anche perché ha fatto un concerto a Palermo, ti ricorderai, con lo stadio. No, lo so, e ti dirò anche di più, che molti non lo sanno, perché io ho visto pure il video. Io sono proprio un cultore di Frank Zappa, io lo amo troppo. Io sono riuscito anche a vedere, quando molti non lo sanno, qua è venuto l'Absolute Zappa Band, che appunto eseguivano i brani di Frank Zappa, e alla voce c'era proprio Napoleon, ma la gente non lo sa, perché no, leviamoci dalla testa che vi guardi, io con chi parlo. Frank Zappa non lo nomina nessuno. Frank Zappa ha una carriera troppo lunga, anche se lui è morto a 53 anni. Marco, i nuovi, cioè, ma tutti noi, tutti gli addetti ai lavori, cioè, non conoscere Frank Zappa sarebbe veramente un disastro. No, io parlo
come divulgazione musicale. Se tu gli fai, allora Frank Zappa, molti non lo sanno che è un virtuoso della chitarra. Frank Zappa, molti non lo sanno che è stato uno dei primi a usare il Sinclair. No, sì, queste cose non le sanno. Ma ripeto, in molti, diciamo, tu ti puoi riferire magari e non gliene do delle colpe. Attenzione, ai più giovani che magari dovrebbero informarsi di più su questo. Ma voglio dire, dei giovani, io ho cominciato giovanissimo, io ho cominciato a 11 anni. Però dipende da ognuno di noi, da ciò che uno vuole intraprendere o come conoscenza o come carriera. Secondo me, mi segui, Marco? Cioè, quindi io non penalizzerei chi non sa, magari no, o non ha le possibilità, le conoscenze varie. Diciamo che ognuno di noi deve fare la propria parte, poi c'è chi può avere più cultura musicale su uno o su un altro gruppo. Sì, questo sono d'accordo, però ci sono dei gruppi minimali che hanno fatto due album, come sappiamo, che sono entrati nella storia, ma ci sono stati altri che hanno fatto dei begli album, e siccome non sono stati divulgati bene... Ma questo sarà sempre, secondo me, così. Sarà anche per il futuro, sarà sempre, ci sarà sempre qualcuno che uscirà meno, un altro che uscirà... Però è importante sapere di che cosa stiamo parlando. Esatto. Chi in un modo... chi nell'altro. O no, ragazzi, secondo voi? Sì, assolutamente sì. Marco ha avuto sempre una grandissima curiosità, quindi è andato sempre alla ricerca dei particolari. Magari altri, assolutamente, perché comunque ogni tanto qualche chicca ce la dice e anche a noi fa piacere. C'è chi magari preferisce andare un po' più in superficie, godersi semplicemente la musica senza andare a fondo, magari alla ricerca del particolare proprio non conosciuto. È importante anche che Marco ha fatto uscire un nome come Frank Zappa. Assolutamente, certo. Va bene, Marcuccio. Altre telefonate, ragazzi? Mettiamo la telefonata e poi rimettiamo il disco. Dai, mettiamo la telefonata. La prima donna che telefona avrà un viaggio di nozze con Nuccio Turco. Ma perché? Perché ho telefonato una donna? Con Nuccio Turco. Sei una donna o sei un uomo? È un uomo. Se volete, allora, mi posso permutare, però. No. Allora, se sei un uomo, farai il viaggio di nozze con Lucia. Allora, chi sei? Giusto. Ciao, sono Francesco. Ne ho chiamato prima. Francesco. Ciao, Francesco. Allora, un po' vi conosco tutti, però soltanto grazie che state facendo queste serate che tengono compagnia, almeno per chi ha vissuto quegli anni fantastici. E, insomma, ci ritroviamo. Volevo chiedervi una cosa, visto che voi, insomma, un po' siete più competenti. Secondo voi, da Non Solo Nero a One Day Music a Catania, cosa è successo? Non so se è una domanda pertinente, però... Però vorrei un particolare. Cosa è successo musicalmente? Musicalmente, ma anche a Catania. Musicalmente, cosa è successo? Aspetta, cioè, ma cosa parli? Ma io del One Day Music, 15 anni secondo voi, cosa che a Catania hanno iniziato a fare i festival, punto primo. Ma di quale One Day Music parli? Scusami. Il One Day che fanno alla playa. Aspetta, sì. Però quelli che hanno fatto, sì. Degli ultimi, tu dici? Perché gli ultimi sono stati completamente diversi dai primi. Sì, questo te lo posso assicurare perché ci sono stato dentro io. Ed era rock, totalmente rock, con delle aree reggae. Poi si è trasformato in festival dopo 3-4 anni. Forse tu questo non lo sapevi.
dal Barbara. Ma lui probabilmente sì. parla del festival di tutti i DJ. Dei one day sì. un po' più house, ecco, della house. Ecco, ecco, questo pensavo. Ma è ancora in linea, Francesco? Sì, sì, ancora qua. Francesco, appunto, a cosa ti riferisci? Ciò che ha detto Fernando adesso, come cambio musicale? Sì, ti sentiamo. Sentite? Sì, sì. Mi state sentendo? Sì, ti sentiamo. Sì, sì. Ah, ok. Sì, sì, no, come... A parte il genere, perché... diciamo che... cambiato, ma anche dal punto di vista organizzativo, il tipo di pubblico che si è modificato, insomma, un po' cosa pensate voi delle trasformazioni che sono avvenute? Ma guarda, io ti do una mia risposta veloce, e so che il cast di Non Sono Nero si divide un po' al 50%, qualcuno è d'accordo, qualche altro no. È cambiato il pubblico, è cambiata la musica, adesso c'è tanta gente, ci mancherebbe, che vuole ancora rock, ma nel frattempo l'house ha preso il sopravvento e anche i festival house in qualche modo hanno dato anche più guadagno, no? Perché fai un festival house, chiami un DJ famoso che si prende 50.000-60.000 euro di cachet e poi ne incassi 200, 300, 400 mila, è chiaro che diventa business. Però, attenzione, nulla da dire alla musica house, anche lì, come qualsiasi genere, Baldo di questo mi darà ragione. Poi ci sono le cose buone e ci sono le cose brutte. Anche una volta nel rock c'era il rock bello e il rock... meno bello. Meno bello, diciamo così. La stessa cosa avviene per l'house e la musica elettronica. Io penso che però gente come noi, che ha un po' di background e un po' di cultura, e quando ascolta qualsiasi genere musicale riesce a trovare quelle sfumature che altri non possono trovare. Io, per esempio, nell'house la prima cosa che guardavo era il giro di basso, ma perché nato negli anni 70 col rock, nel funk e quant'altro, riesco a trovare un giro di basso bello in un pezzo house. Gli altri magari preferiscono solo il rumore e basta. Poi però magari se un DJ di esperienza fa più successo degli altri, il motivo ci sarà. Che dici, Baldo? Rispondo, c'è qualcuno di voi che deve dire la sua, io dico le mie dopo. Ma ne avevamo anche parlato nelle prime puntate di questa cosa, dell'evoluzione, dei cambiamenti, le generazioni che cambiano, internet che prima non c'era, quindi una finestra sul mondo che ti permette di accedere a più canali in maniera molto più semplice. Forse è mancata l'istruzione, definiamola così, permettetemi il termine, forse da parte di come noi, che dalla radio portavamo in pista e nelle discoteche quello che erano le nostre ricerche. Infatti. Ecco. Infatti. Allora, io posso dire, se avete finito poi concludo io con la risposta. Vai, vai, vai. Ma io volevo dire... Vai. Nel 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Catania era rock, cioè praticamente c'è stata un'evoluzione. Non so se Fernando tu no, ma ne sai qualcosa. Attenzione, non... attenzione, la base ancora rock a Catania c'è. C'è. Assolutamente. Però se parliamo di tendenze, adesso la tendenza è ben altra. C'è, non c'è. Esisteva una serata rock. Credimi, sì, lo so. Magari sì. Qualche volta adesso non, ti facciamo vedere magari delle foto dove c'erano, non dico adolescenti, però giovani. Cioè, io sono riuscito a fare ballare i B-52s, per esempio. Ma no, ma c'è tanta gente che ha i Franz Ferdinand, cioè, c'è tutta questa roba qui, tutta mischiata. Solo che poi, con passare del tempo, questa cosa si è affievolita. Ed è vero, vabbè, Baldo, però. Tu Baldo, guarda, sta pensando, sta, che ora sta sono parzialmente in canna. Sono parzialmente favorevole ai vostri discorsi, parzialmente. Io è chiaro che mi conosciamo la musica a 360 gradi, e lo sapete. Okay. Anche perché da Non Solo Nero poi siamo andati Insomnia, Amnesia, Invidia. Quindi amo l'house, amo la deep house, la musica strumentale, industriale, un po' di tutto. Quindi cosa dire? Io dico solo una cosa, mi rifaccio a ciò che ha detto Cesare Basile.
Allora, il sentimento e la passione è una cosa, il business è un'altra cosa. Allora, io ho fatto rock oltre 20 anni, cioè ho fatto movida, e siamo rimasti comunque di nicchia. Ad oggi lo rappresentiamo con lo streaming, non ci vendiamo, non siamo, tant'è che non possiamo mettere musica di un certo livello coperta da copyright e così via, e non possiamo andare oltre, perché non ci siamo mai venduti, fondamentalmente questo, perché lo facciamo per un fattore di passione, di amore per la musica, per quello che facciamo. Quindi non si può fare un confronto fra il One Day o ciò che è stato, mi rifaccio a quello che ha detto Lucio, nel 2006. Anche no, perché... non era 2006, scusami, forse era un po' più tardi, 2013, 2014, mi sono sbagliato io. Sì, sì. Perché dal 2000 io poi andai via, feci le ultime serate, feci le rave e così nel campo, nel settore della musica house, addirittura Psycho House. Psicotecno, ma io iniziai con l'Easy House, ragazzi, quando c'erano i dischi, lo Smile gigantesco. Sì, ma il rock avere e fare e creare un'organizzazione dal nulla, senza internet, senza andare a cercare alla ricerca, non era facile. Quindi e continuare a fare musica e organizzare per oltre 20 anni non era facile. Allora io mi chiedo, non diamo responsabilità solo ai DJ o a chi ascolta o chi vorrebbe partecipare a delle serate particolari, ma bisogna trovare chi in prima linea si espone e crea qualcosa. Perché dico questo? Perché io sono stato, se non il primo, uno fra i primi a Catania a creare certi movimenti, tant'è che mi chiamavano il visionario, no? Perché e Fernando lo sa, perché con Non Solo Nero siamo stati i primi, cioè abbiamo avuto abbiamo fatto scandalo ai tempi dei skinheads, del punk. Ci voleva coraggio all'epoca, ti ricordi, no, Fernando? Ma come no? Ricordo anche la cresta che avevo io. Ma c'era un pazzo che come me, come te, cioè, abbiamo creato, e quindi abbiamo dato modo a questa questa valanga di persone affamate di musica alternativa di venire. Ma oggi il ragazzo dove deve andare? Cioè, se non c'è la persona che in prima linea si butta avanti e dà modo agli altri di poter partecipare, creare qualcosa, dove vanno sti ragazzi? Ma io sono convinto di una cosa. Come dici tu, la musica c'è, la gente che vuole ascoltare bella musica o farla, ci stanno. Ma ragazzi, ci vogliono anche quelli che portano questo carro di persone affamate da qualche parte. Ma infatti, no? Guarda, io sono convinto che, e te lo dicevo anche dopo quella famosa serata che abbiamo fatto... Nel 2018. Io dicevo, Baldo, guarda che c'è tanta gente che è ancora a Catania. Se noi facciamo una serata, non ti dico... settimanale, ma una serata al mese rock, spaccheremo. Ne sono convinto anche adesso. Ne abbiamo fatta una 2 anni fa. Infatti, io da bene. Sì. C'era Fabio con noi. Lucia. Ah, ce lo siamo dimenticati? Sì. C'è ancora. Cosa ne pensi, Francesco? Sto ascoltando. Tanta pazienza, ci avevamo dimenticati di te. Ascoltando. Ciao, no, vabbè, appunto, per il futuro, cioè post pandemico, pensate insomma in qualche maniera di comunque continuare questo filone, perché io penso che ancora stai sereno, abbi fede. Abbi fede, continua a sperare. Vabbè. Grazie. Grazie per gli interventi, Francesco. Grazie. Ciao. Musica. Mariano. Via. Musica. Via. Maestro. Musica. Thank you.
down, but I'm not gonna help you up. It takes so long to turn me around when I think nothing could be wrong. And then you can't hear me and I can't hear you. And then you wander downtown at a quarter or two with your head held low and nothing to do. You gotta give me some time with just ones and twos. Oh, oh. Can't be solved, missing pieces never fill the gaps. You got the salt and I got the wound, all you gotta do is ask. And there's a crimson light to curl your lip. Now when you go shut the door, I can't see shit. Now when you start, I can't stop, nothing for me to grip. Now when I try to get away, you won't telekinesis. Ma quanto è bello! Questa la, alla radio, ragazzi! Sembrano i sound, qualcuno dice, Forse dal basso! No, ha ragione Enzo Piccione, è vero! Fino alla fine. Nel frattempo il tempo passa, mancano 5 minuti. Abbiamo una telefonata, vediamo chi è. Forza, andiamo con la telefonata perché poi dobbiamo chiudere. Pronto, chi parla? Ti prego. Allo? Parlo. Sì? Chi sei? Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao. Ciao. Da dove chiami? Errino? No. Ciao Baldo, ciao Fernando. Errino, amato. Errino. Un bacio a Lucia Tramontana. Ciao Rinuccio. Lo sapevo io. Lo sapevo. Errino! Gira quella chiappa a bacio da tutti i lati. Ti aspettavamo! Un abbraccio ragazzi, veramente. Di ciao cuore. Rino. Ciao bellissimi. Indice di godimento? Tanto emozionato. Infatti ti sento emozionato. Da quando comunque è nata questa idea di Fernando, di Baldo, ed è stata una cosa che ha raggruppato un po', diciamo, le vecchie glorie di quello che eravamo e di quello che siamo comunque anche oggi. Senti, grazie. Chiamaci solo glorie, leva la prima cosa che hai detto. Vabbè, dai, insomma, non è un'offesa, Fernando. Sto scherzando, Rino. Lo so, abbiamo passato veramente tantissimi momenti insieme, veramente, è stato ed è tutto entusiasmante. Io ho ricordi comunque del Non Solo Nero che... E come posso dire, cioè, mi viene anche un pochettino po' il magone a pensare. Ma oggi si emozionano tutti quanti. Abbiamo scoperto che siamo tutti emotivi. Assolutamente sì, Lucia, questo è vero. Perché, ripeto, anche a parlarne, comunque per quel poco che uno ne possa capire un po' di musica di quel tempo, o grandissimi cultori come può essere il nostro Marco Manna che ha chiamato poc'anzi, e vivere il momento. Baldo qualche puntata fa, se mi posso permettere, disse proprio questo, non mi ricordo a un ospite, forse a Lucia stessa aveva chiesto come ti preparavi, cioè, al Non Solo Nero, alla serata. Ed era veramente, secondo me, ci accomunava proprio la grande emozione di essere presenti in quella serata, in quel locale, e abbracciare, diciamo, un po' tutta la musica con cui mi permetto di dire che sono cresciuto. Grazie Rino, grazie per l'intervento. Grazie, Rino. È stato un piacere di ascoltarti. Ciao Rino, grazie. Ti auguriamo la buonanotte. Ragazzi, ciao. Io a questo punto devo fare.
saluto sì, Lucia. Lucia ti buonanotte, auguro, ragazzi. Ciao Lucia, grazie, alla prossima. Poppy. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi, è sempre un piacere. Come sempre ragazzi. Tutti ragazzi. Il è stato veramente volta, bello stasera. Il perché turco la trasmissione, ma perché? Ma perché? Te l'ho detto, quest'estate faremo il notturno, preparati. Senti, ma oggi però Lucio veramente più carico ancora, bravo. Mi sei piaciuto più delle altre volte. È perché mi a me piacciono. Sono loro. Si piace, si chiama Marco una sbarbina, ma com'è possibile sta cosa? Saluto di Peppe Paci. Non chiama, non ragazzi. Chiama. Salvatore Di Mauro, un saluto a tutti. Buonanotte ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo. Va bene. È stato bellissimo. Un abbraccio. Ciao. Baldo, che dire? È andata anche quest'altra. Noi... Oggi un po' di problemi forse di connessione, vero? Ci sono stati un po'. La connessione è per quelli che intervengono da qui è andato probabilmente tutto in casa. Te ne accorgerai dalla registrazione. Ricordiamo, rimane sempre sui canali YouTube. Ricordiamo anche l'appuntamento prima di uscire dallo streaming, l'appuntamento per mercoledì prossimo è Bobby & Kids. Ragazzi, per chi si ricorderà questa magnifica band sul genere rockabilly dell'epoca, ci ricorderemo anche gli Stray Cats sicuramente attraverso loro, e ci sarà il buon Emilio, appunto il batterista era dei Bobby Kings, parlerà di tutti loro. Ciao ragazzo. Ciao a te, ciao a tutti, buonanotte. Ciao Baldo, buonanotte. Salutiamo gli ascoltatori di Non Solo Nero. A questo punto, con l'ultimo pezzo, mettiamo sempre delle chicche, giusto per lasciarvi e per farvi fare sogni d'oro. Stavolta Non Solo Nero, Fernando Geni e tutto il cast di Non Solo Nero vi dà la buonanotte con World Domination Enterprises. Buonanotte a tutti, ci vediamo mercoledì prossimo. Well, baby, I'm all alone. I try to call you on the telephone. Well, I try to call you and you just ain't there. Another time, another place, somewhere. Well, I try to call you, but you just ain't there. Try to call you, man, I try to call you. Well, another time, another place, somewhere. Hey, my baby, but you don't care. I try to call the arms company man. He just left for Vietnam. He said I'm gonna try to check you out later. I'll check you later, alligator. He said he's trying, check me out later. I'll check you later, alligator. I should have told you, just stay cool. Keep the lid on and break the big rules. And I try to tell her and she just say no. She turns up her stereo. Well, I try to tell her.